9 febbraio 2022, ancora in diretta dalle Preserre Calabre. Oggi ci troviamo in questo contesto meraviglioso. Guardate, montagne, panorami mozzafiato, strade sterrate che ci ricordano un po' i tempi che furono. Ci troviamo nel comune di Argusto, provincia di Catanzaro. Io cammino insieme a voi per farvi vedere che ben di Dio c'è tutto intorno a noi. Ma non c'è solo il ben di Dio. Purtroppo, anche se siamo alle porte del 2022, ancora c'è tanta indignazione. Guardate, uno vede questi posti meravigliosi, ma poi come giriamo la telecamera vediamo lo schifo. Purtroppo GIG fa anche questo. Io voglio valorizzare il territorio, anche questi video di persone ignobili che buttano queste cose qua, no, perché uno basterebbe pagare qualcosina, andare al comune e poi passa il camion. Io mi rivolgo al sindaco di Argusto. Sindaco, che facciamo? Mandiamo qualcuno, mettiamo una telecamera, facciamo qualche cosa, perché questa è una strada sicuramente privata, sterrata, vedete, che poi si congiunge a un altro bivio. Però anche se è privata, non è giusto che la gente venga qua a fare, scusate, il cazzo che vuole. Io a volte voglio essere anche un po' maleducato, ma per entrare meglio, per bucare, per andare oltre lo schermo. Cemento, tavole, lavandini, sanitari, frigoriferi, barattoli arrugginiti, cioè c'è di tutto, piastrelle, ma soprattutto Eternit. Voi lo sapete che l'Eternit è pericoloso. Quindi io non è che ce l'ho col sindaco di Argusto, però mando un messaggio accorato a questa persona straordinaria, che è il sindaco di Argusto. Facciamo qualcosa, venite qua, magari mettete una telecamera o un cartello con su scritto vietato buttare rifiuti. Cioè, ok che tutti i comuni qua hanno le telecamere, facciamo qualcosa. Io mi sono fermato per fare una foto panoramica e ho detto, oddio, ma come? Ancora esistono queste cose? Poi dicono, ma in Calabria non c'è turismo, ma in Calabria non viene nessuno. Ma se accogliamo così le persone, partiamo male. Io non dico che sono nel territorio d'Argusto, anche in altri paesi c'è purtroppo questa condizione, però siccome è il comune d'Argusto, io mi rivolgo al sindaco, che è il primo cittadino che sicuramente, sono sicuro, si impegnerà a risolvere questa situazione. Un saluto a tutti da GIG. La Calabria è meravigliosa, ma dobbiamo anche difendercela, non facendo queste cose qua. Ciao!